Buongiorno a tutte. Oggi ho traslato un pochettino la posizione, visto che il mio simpatico amico Andre l'altra volta mi ha gridato perché si vedeva il casino che avevo dietro, quindi invece di sistemare ho girato semplicemente la fotocamera. Sono anche truccata, visto che mi ha anche detto che faccio video sempre presa con le bombe, senza trucco, eccetera, va bene. A proposito, anche lui ha un canale dove ha un video che ho fatto io e vi metterò il link da qualche parte. Io volevo filmarlo mentre fa bella Michael Jackson, fa qualche cavolata delle sue, però devo convincerlo. Andate voi a convincerlo nel suo canale, date un po' a rompergli le scatole. Comunque, oggi sono qui per farvi delle piccole review. Allora, iniziamo con il primer della Gauche. È il Gauche Velvet Touch Foundation Primer. È di 30 ml. L'ho acquistato da cocktailcosmetics.co.uk, vi metterò il link. L'ho finito e questo è semplicemente un primer in gel per minimizzare i pori e anche attenuare la lucidità. L'avevo pagato sui 14 euro. Non credo lo troviate ancora su Cocktail Cosmetics, ma sicuramente la Gauche è una marca inglese, in qualche sito inglese lo troverete. Pagato sui 14 euro. È un gel abbastanza, non è un gel molto denso, ma neanche troppo liquido. Secondo me assomiglia molto alla base della Pro di Lancôme. Ed è un ottimo sostituto, non è denso come il photo finish della Smashbox. È decisamente un'ottima base, fa il suo lavoro. Tiene su il make up più a lungo e evita, non evita, ritarda il formarsi delle lucidità. Ritarda il formarsi delle lucidità. Vabbè, insomma, mi avete capito. Poi il fondotinta Revlon Photo Ready. Avevo già una recensione su questo fondotinta, ma sinceramente ho cambiato idea. Ho cambiato idea perché? Allora, il colore questo, è lo 005, lo sto utilizzando adesso che sono un po' lampadata e sono parecchio più scura di quello che ero prima. Allora, intanto la selezione di colori non mi piace perché è decisamente o troppo rosata o troppo gialla. Non mi piace il fatto che ci siano all'interno questi glitter dorati. Che anche se sfumati bene, alla fine si vedono sempre. Magari si vedono meno alla luce artificiale, però rimangono sempre. E se vi avvicinate a qualcuno, sicuramente ne lascerete un po' addosso. Si lucida abbastanza in fretta, e neanche come durata non è proprio il massimo della vita. L'unica cosa è che è pratico e dà inizialmente un bellissimo effetto in poco tempo. In 2 minuti io questo posso metterlo e avere una base molto molto bella, molto molto bella, appunto. Il costo mi sembra si aggiri intorno ai 20, intorno ai 20 mi sembra. Poi il Make Up Forever HD Foundation. Questo l'ho pagato 32 euro, trovato da Sephora, preso nel colore 115, che è decisamente rosato. Pur non sapendo che a me sarebbe stato bene un rosato, a quanto pare mi stanno bene i fondotinta rosati. Peccato che ora non posso utilizzarlo perché è troppo chiaro. È un ottimo 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 fondotinta.
Questo si vede perché anche dato senza il comprimer i difetti spariscono e non, i pori non vengono evidenziati. Crea una base veramente bellissima, omogenea, minimizza tantissimo i difetti e nelle foto ho notato, nelle foto con fotocamere abbastanza potenti, diciamo, io ho provato a prendere le foto, le ho ad esempio zoomate e non si vedeva un minimo difetto, cosa che invece può succedere con altri fondotinta. Quindi credo effettivamente che sia proprio HD. A differenza del photo finish, scusate, del photo ready, il photo ready ha un SPF 20, l'HD no. E infatti quando faccio le foto con il photo ready c'è sempre un po' l'effetto fantasmino dovuto alla protezione solare, mentre non c'è con l'HD. Ha abbastanza una buona tenuta alla lucidità, ma non eccellente. Peccato solo per la durata, nel senso che sicuramente non mi resiste una giornata. Il mio fondotinta Revlon Color Stay dura decisamente di più, però è veramente è un buonissimo fondotinta questo. Benissimo, non ho altro. Avevo comprato un eyeliner che non so dove ho messo in questo momento, che è quello della L'Oreal, il Carbon Black, che volevo farvi vedere perché ha un applicatore particolare che sicuramente già tutti conoscerete, però mi sto trovando molto bene con quello. E poi un'altra piccola cosina, questo non c'entra molto, è una collanina che ho preso da Accessorize, ho visto che c'erano un sacco di collanine bellissime e voglio ritornare a fare un giro. E l'ho presa stranamente dorata, a me non piacciono le cose dorate però. Ed è questa. E c'è scritto Forever con un orologino finto ovviamente. Semplice. E basta. Tutto qui. Vorrei farvi un video con le cose che ho preso da Cosmoprof, escludendo i gel che probabilmente a voi non interessano. E quindi ci sentiremo presto. Spero vi sia stato un po' utile questa mini review. Ciao!